Torna bene in campo la squadra di Mister Giuliani, che dà il benvenuto a questo nuovo anno con un'importante vittoria. Padroni di casa che si schierano con un 4-3-3 per sfruttare la rapidità delle due ali Settembre e Alcivar, ospiti che rispondono con un 4-2-3-1 per cercare di far male con l'uomo tra le linee. La prima azione della gara è per gli ospiti, che vanno vicino al gol al quinto con Tomasini, ma il colpo di testa del centrale difensivo termina alto. La risposta della Romulia arriva qualche minuto più tardi con il tentativo provato da Settembre. Al 19esimo è un calcio piazzato a portare l'arancio rosso in area avversaria, ma anche questa volta il colpo di testa di Colorafi non rompe gli equilibri. Al 21esimo Alcivar per pochi centimetri non trova l'appuntamento con il pallone, sciupando così una chiara occasione da gol. Le manovre dei locali sono insistenti e al 23esimo una bella incursione di Alcivar porta il direttore di gara a concedere la massima punizione. Dal dischetto si presenta Colorafi, il numero 4 non sbaglia, palla da una parte e portiere dall'altra, e per la Romulia è 1-0. Il gol subito squadra la capolista, che al 26esimo si rende pericolosa con Marrocco, ma sul tiro del 9 fa buona guardia Clemenzi. Qualche giro dell'orologio più tardi e gli ospiti ci provano ancora con Coccia, ma il colpo di testa termina a lato. La prima parte di gara si conclude con il tiro dei Selli, che non c'entra lo specchio della porta, e i padroni di casa possono tirare così un sospiro di sollievo. La ripresa vede il Giardinetti salire in cattedra, dopo appena 5 minuti di gioco i biancorossi trovano il gol del pari. Alcivar prolunga un pallone di testa, alle sue spalle appostato Marrocco, che di sinistro non lascia scampo a Clemenzi, ristabiliti gli equilibri al campo Roma. Pareggio fulmineo per gli ospiti, che provano a far male qualche minuto più tardi con il solito Marrocco, ma questa volta Cerbara gli prende le misure e lo stoppa al momento della conclusione. I padroni di casa provano a riaffacciarsi dalle parti di Moscogiuri con il tiro di Titta, ma con scarsi risultati. Al 26esimo Coccia semina il panico nella difesa della Romulia, arrendendosi solamente alla tempestiva uscita di Clemenzi. Clemenzi che qualche minuto più tardi non si lascia sorprendere dalla punizione di Alessandroni. Il numero 1 al 34esimo si rende protagonista però in negativo del 2-1 del Giardinetti. Dal suo rilancio sbagliato la squadra biancorossa si diverte subito in attacco. La palla finisce sui piedi di Coccia, che da fuori area sorprende l'estremo difensore ancora fuori dai pali, e per la capolista è il vantaggio. Parziale completamente stravolto, con il Giardinetti bravo a ribaltarlo nel secondo tempo. La Romulia tenta il tutto per tutto, ma nei minuti finali il Giardinetti non concede nulla. Al 41esimo è di Vigo a provarci, ma dalla distanza la conclusione del numero 16 è di facile lettura per Moscogiuri. Dopo i 2 minuti di recupero concessi al direttore di gara, termina la sfida tra Romulia e Giardinetti, con la capolista vincente per 2-1.